Ciao amici di Profumizio, benvenuti sul mio canale Profumizio. Ricordatevi che c'è anche una pagina Instagram. Benvenuti amici dei profumi, amici di Fabrizio. Oggi inizio con due cremine che avevo comprato questo inverno. Non mi ricordo se da Tigotà o Acqua e Sapone, che sono appunto della mia collezione, che chiamo di stupidatine, di questi oggetti un po' carini. Sono due creme per le mani molto buone, che hanno dei profumi particolari. Uno vaniglia e caramello, che è questo, e l'altro è limone dolce e verbena. Due cremine per iniziare con due gufetti portafortuna. Oggi voglio parlarvi ancora di due profumi estivi e poi due chicche. Profumi estivi che mi piacciono molto, che sono questi. That's Amore di Guy Mattiolo, nella versione acqua di Tahiti e nella versione acqua delle Hawaii. Questi profumi, mi sembra la versione di Tahiti, ne avevo sentito parlare da Mauro i Profumi, da Mauro del canale Mauro i Profumi, e dalla descrizione insomma mi avevano molto ispirato, quindi li ho acquistati. Si trovano facilmente su internet perché sono del 2005-2006, nei negozi si fa un pochettino più fatica, anche se il profumo Dez Amore, diciamo quello classico, l'ho visto più facilmente, questi no. E mi sembra che Mauro avesse presentato la versione Tahiti, io però poi ho acquistato su internet anche quella delle Hawaii. Sono simili, vabbè, la boccetta vedete è molto simile, questa boccetta marrone trasparente. Nella versione Tahiti c'è questo ragazzo che fa surf tra le palme, non so esattamente, non penso che si chiami surf questo, perché anche questa specie di paracadute probabilmente ha un altro nome e invece questo è proprio il surf, sempre tra le palme. Le boccette sono uguali, vanno anche a formare un cuore. Vedete, se le abbinate vanno a formare un cuore, e esistono anche nella versione femminile. Queste, diciamo, sono acque profumi, perché sono eau de toilette, diciamo maschili. Vi leggo un attimo le note. Alla versione hawaiana, la versione hawaiana contiene ananas, acqua di mare, pompelmo. Nel cuore ninfea, bambù e zenzero, e nel fondo vetiver, ambra e foglia di fico. Lo spruzzo, questo vedete l'ho usato anche di più, perché è forse quello che tra i due mi piace di più, perché questa nota dello zenzero bella speziata, poi è un pochettino, è dolce, estivo, ma un po' più amarognolo, mi piace molto, è elegante, non dura tantissimo, però è adattissimo appunto a questo periodo dell'estate, alle sere d'estate. Lo vedo indossato magari a una festa di sera, in una festa di paese, in un'occasione speciale. È un profumo molto buono, appunto, che non ha prezzi esorbitanti, perché si trova a meno di 20 euro. La versione invece di Tahiti, Tahitian Water, vi leggo le note. Anche qui abbiamo l'ananas, però le spezie cambiano un po', perché abbiamo il cardamomo, poi il limone e la violetta, sempre questa è la testa della composizione. Poi anche qui note marine, geranio e lavanda, e sul fondo patchouli, fava tonka, ambra, legno di cashmere, musco bianco e vaniglia. Mi spruzzo anche questo.
Anche questo è molto buono. Sono due profumi che sono sulla stessa lunghezza d'onda. Vedete che hanno dei piccoli cambiamenti, perché c'è sempre comunque l'ananas, la nota acquatica. Cambiano le spezie, in una c'è lo zenzero, nell'altra il cardamomo. I fiori, perché nel primo, nell'Hawaiian Water, abbiamo la ninfea, il bambù, e nell'altro abbiamo il geranio e la lavanda. Il fondo, uno è un pochettino più semplice, la Hawaiian Water, perché vetiver, ambra e foglia di fico, l'altro è un fondo più ricco, con il patchouli, l'ambra, il muschio bianco, la vaniglia di Tahiti. Sono dei profumi senz'altro da provare, particolari, sono profumazioni veramente uniche, che non si sentono tanto in giro. E questo a me piace molto nei profumi che ricerco, che siano originali, che mi diano quella riconoscibilità, e quindi infatti sento tanti profumi, cerco di comprare sempre qualcosa che sia nuovo, e prendo anche spunto dai tanti colleghi come Mauro che fanno i video qui su YouTube. Vi dicevo che vi parlo anche di due chicchine che si trovano però facilmente nei negozi. Uno è questo Bonbon Malizia, profumo deodorante al Cyber Kiwi. Il kiwi è una nota che non si trova facilmente nei profumi. È un frutto che, vabbè, mi piace molto. E questo kiwi è un kiwi molto frizzantino, è dolce ma ha quella nota, quella marcia in più frizzante. Questo tra l'altro è anche abbastanza duraturo, io lo utilizzo principalmente come deodorante e magari abbinato un po' a dei profumi leggeri o agrumati, ci sta molto bene. Dovrò provarlo anche poi, diciamo, come profumo. L'ho sempre un po' centellinato perché mi piace molto, però comunque c'è in vendita, questo da Acquasapone, da Tigotà, da DM si trova. L'altra chicca è Acquolina, mandarino e fico, un'acqua profumata fantastica. Le note del mandarino sono delle note che mi piacciono molto, anche un profumo al mandarino di Monotem che mi piace moltissimo, e quest'acqua appunto, cioè il mandarino, poi il fico che è un'altra nota che amo molto, e si sposano divinamente. Queste acque per il corpo di Acquolina sono molto buone perché hanno olio essenziale naturale, viene segnalato che sono antistress, infatti spesso le utilizzo proprio alla sera per rilassarmi, per avere un buon profumo, ma anche per rilassarmi insomma dopo la giornata di lavoro. Ce ne sono tantissime di acque per il corpo Acquolina, però alcune sono particolari. E tra l'altro quelle più particolari, perché anche questa, mandarino e fico, sono un po' discontinuate, quindi non facilmente magari nei negozi si trovano, però per fortuna c'è internet e si riescono a reperire. Anzi, io sto cercando latte di mandorla, se qualcuno ha qualche sito dove lo vendono segnalatemelo, perché vorrei acquistare, ho il bagnoschiuma, però vorrei acquistare l'acqua per il corpo al latte di mandorla di Acquolina. Poi chiudo con un pacco che mi è arrivato oggi, con questo libro vintage, Le mille meglio, con le ricette di Vilma De Angelis. Io sono molto legato a questo personaggio, perché quando ero un bambino appunto faceva le ricette su Tele Monte Carlo e la seguivo veramente con piacere. Mi ricordo che tutte le sere alle 6
andava in onda poco prima che i miei genitori tornassero dal lavoro, mi regalava questi 10 minuti di gioia, di spensieratezza. Era sempre un sorriso. Ho passato magari anche dei momenti un po' brutti, un po' tristi, però Vilma mi regalava questo sprint e avevo alcuni suoi libri, questo mi mancava. Ho visto che su internet si trovava, è un libro naturalmente usato, sono le prime 1000 ricette che lei ha fatto appunto in questa trasmissione che si chiamava Sale e Pepe Fantasia, prima ancora Telemenù, però io Telemenù non me lo ricordo, probabilmente ero troppo piccolo, che è andata in onda per tantissimi anni su Telemonte Carlo, poi è andata in onda anche sul circuito 5 Stelle. Tra l'altro Vilma è una persona molto carina, io ho avuto l'onore di incontrarla una volta sola durante un concerto che aveva tenuto qua nella periferia di Milano, e però già prima insomma le avevo scritto numerose volte proprio alla redazione della trasmissione di Telemonte Carlo e mi aveva sempre risposto, mi aveva salutato, aveva fatto anche delle mie ricette e quindi poi quando l'ho incontrata si ricordava di me, ah sei Fabrizio Torti, è stata molto carina. Tra l'altro l'ho sentita cantare con delle basi preregistrate, ma è stata veramente bravissima. Non è facile cantare sulle basi registrate, ma lei è stata perfetta. E quindi voglio salutarla. Io poi spero che, anzi, metterò magari il tag insomma, è da un po' di anni che invito la RAI e il Festival di Sanremo a dedicare insomma un premio a questa grande cantante, grande personaggio televisivo che appunto sul finire degli anni 70, dopo una grande carriera di cantante, è rimasta un po' senza lavoro e si è riciclata appunto, grazie a Paolo Limiti, nelle ricette. E più che la ricetta in sé, faceva delle ricette molto semplici, addirittura all'inizio non sapeva neanche tanto cucinare, ma era proprio questo sprint che aveva, che poi ha mantenuto in tutta la sua carriera. Poi è stata, dopo insomma la chiusura del programma di cucina, spesso ospite di Paolo Limiti, di tante trasmissioni, è diventata anche molto celebre per la sua versione di Bad Romance di Lady Gaga. Comunque un personaggio che secondo me meriterebbe cioè per me un premio alla carriera al Festival di Sanremo. Io ho tanti anni che sto scrivendo ad Amadeus, alla RAI, anche a Carlo Conti prima, perché gli venga dato insomma questo riconoscimento, o comunque un'ospitata, visto che insomma è una delle ultime cantanti di quella generazione meravigliosa che è iniziata insomma con Lilla Pizzi, poi Carla Boni, e direi che a 90 anni se lo merita. Io mando un grosso bacio a Vilma, anzi la taggerò, spero che veda questo video, e quindi oggi oltre ai profumi volevo condividere questo ricordo. Oggi proprio mi è arrivato questo pacco e ho detto parlo anche di lei, appunto che trovo che sia veramente un personaggio che abbia una carica di simpatia, proprio un altro personaggio come parlavo in qualche video fa, Marilyn Monroe, che veramente buca lo schermo. Bene, mi sono dilungato troppo, di solito faccio i video più brevi, però era una cosa che ci tenevo insomma a fare, mi è venuta spontanea e quindi l'ho fatta con piacere. Vi mando un bacio, ciao ciao con la manina e a presto, ciao!